Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi abbiamo deciso di portarvi insieme a noi alla scoperta della tipica cucina popolare polacca. Come avrete letto dal titolo, abbiamo deciso di fare 24 ore solo di cibo polacco. Quindi appunto andremo a mangiare polacco sia a colazione, a pranzo e a cena. Abbiamo deciso di registrare questo video per farvi conoscere i famosissimi milk bar che appunto sono presenti qui in Polonia. Ci tenevamo a spiegarvi un minimo che cosa sono questi famosissimi milk bar e un po' la loro storia. Allora, il primo milk bar è nato nel 1896 proprio qui a Varsavia ed è chiamato appunto milk bar appunto perché facevano prodotti con il latte. Poi si sono sviluppati e hanno iniziato a proporre proprio la cucina popolare polacca. Questi milk bar erano delle vere e proprie tavole calde nate appunto durante gli anni della guerra, perché erano fondamentali per la gente, perché offrivano appunto il cibo popolare polacco ad un prezzo veramente stracciato e quindi tutti potevano andare a prendere il loro pasto caldo e nutriente. Poi finita la guerra, finita la carestia, molti di questi milk bar sono stati chiusi per essere reinventati in veri e propri ristoranti, ma poi nel 2010, soprattutto a Varsavia, ma comunque in quasi tutta la Polonia, hanno deciso di riaprirne molti in segno, in ricordo, in memoria. E ancora oggi, appunto, ve li faremo vedere, sono appunto queste tavole calde, queste mense, dove potrete proprio assaggiare il vero cibo polacco fatto dalle vecchie nonne polacche in questa atmosfera molto casalinga e ovviamente a prezzi veramente bassissimi. Esatto ragazzi, infatti concludo dicendo che secondo noi è il modo più autentico e migliore per assaggiare la cucina polacca, perché in giro per Varsavia ci sono ovviamente tantissimi ristoranti che propongono piatti polacchi, però i milk bar sono proprio il posto giusto dove mangiare benissimo, tra l'altro, e dove senti proprio di essere a casa di un polacco. Quindi secondo noi è un'esperienza assolutamente da fare se si viene qui in Polonia. Ci siamo sedute qui all'interno, è davvero molto carino, molto accogliente direi, e volevo dire che ovviamente i milk bar è la traduzione in inglese e ovviamente c'è il termine polacco, ma noi non lo diciamo perché sennò ci criticate perché diciamo malissimo le pronunce, quindi ve lo scriviamo qui sotto. E sono arrivati i piatti, abbiamo la nostra colazione, ne abbiamo presa una salata e una dolce. Io da bere ho preso una cioccolata calda, diciamo, la chiamano cacao, infatti è più latte e cacao piuttosto che cioccolata calda. È dolcissima, è quella delle macchinette, diciamo. Sì, no? Sì. Io ho preso il piatto salato e ho scelto una cosa tipica a base di salsiccia e ho preso una salsiccia molto particolare, guardate ragazzi, pazzesca, eh? Poi è tutta brustolita ed è tagliata sopra. Sì, esatto, mi attira tantissimo. E poi c'è un po' di contorno di verdura. Sì, c'è cetriolo, insalatina e pomodoro. Più tipico di così. No, vabbè, è strepitoso. E tu non vai matta per la carne. È proprio una cosa fenomenale perché la particolarità è questa pelle esterna che ovviamente è croccantissima, è freschissima, dentro è succulenta, ha tanto grasso però che non dà fastidio. Ragazzi, una meraviglia.
è meravigliosa, non ho mai mangiato una salsiccia così buona e direi che il degusto è più simile a un würstel che a una salsiccia. Okay. Ho aggiunto alla mia colazione, per farvelo vedere, una pagnotta. Era per farvi vedere che se volete potete prendere, insomma, in più la pagnottella. Ci sta, sai, un po' di insalatina così fresca che sgrassa la salsiccia. Sì. Molto buono anche il cetriolo che hanno mantenuto la buccia. La tua tira tanto, posso dire. Wow. Allora, ragazzi, io ho preso una cosa dolce, ho preso l'omelette con la marmellata, secondo me, di fragole sopra. Sono curiosissima perché l'omelette io l'ho sempre mangiata salata. Quando ho visto la versione dolce ho detto vabbè, proviamo. Ma quanto è buona! Ma quanto sta bene con il dolce! Volevo assaggiarla scura. È un omelette classica, no? Una sorta di frittata, però sa più di omelette che di frittata. Con un po' di zucchero a velo sopra che gli dà un po' di dolce. E poi la marmellata di fragole ci sta da Dio, ma cioè è una combinazione perfetta. Ma non l'avrei mai detto. Eppure uno non l'ha mai mangiata dolce. È buonissima, ma poi guardate quanto è morbida. Infatti, cioè, è proprio molto morbidissima. Fluffy. Sì. Soddisfatta della tua colazione? Direi proprio di sì. Vi devo far vedere che cosa abbiamo deciso di prendere da bere. Qua va tantissimo il kefir, che è questa bevanda yogurtosa. Non lo so, non l'ho mai assaggiato. Ne sono curiosissima, vediamo se mi piace, non lo so. È yogurt liquido. Ok. Sa di yogurt, lo yogurt bianco reso liquido. Buono, beh, secondo me ci sta per colazione, non è devastante. Dolce. No, infatti non è dolce. Alla fine è un modo diverso per non bere il latte caldo tipico, no? Cioè tipico, sì, nel senso quello scontato, diciamo. La colazione è andata, abbiamo speso in tutto 3,90 euro. Non a testa, in tutto, cioè tutto quello che vi abbiamo fatto vedere, incluso sia da mangiare che da bere, abbiamo speso in tutto 3,90 euro. È veramente assurdo, assurdo. Nemmeno 2 euro a testa, com'è possibile? Volevo dirvi che questi milk bar ci sono veramente in ogni zona, in ogni via, in ogni quartiere di Varsavia. Sono fatti tutti uguali, che vendono tutti più o meno gli stessi prodotti. Alcuni sono un pochino più moderni, alcuni sono un pochino più antichi. Se state qui 3 giorni, diciamo che potete assaggiare tutto, sì, quello che volete. Bene, ragazzi, quindi noi a questo punto ci vediamo a pranzo. Ragazzi, stiamo passeggiando e ci stiamo inoltrando verso il nostro milk bar per il pranzo di oggi e andremo ad assaggiare un milk bar versione vegetariana, anche la cosa più tipica di tutta la Polonia, dove fanno la cucina proprio quella antica, quella di una volta. Hanno fatto la versione vegetariana, non vegana, però comunque vegetariana, sì, quindi veramente top. Anche nei milk bar classici ovviamente c'è la proposta vegetariana di alcuni prodotti vegetariani, però ci incuriosiva questo posto che aveva unicamente selezionato appunto dei prodotti vegetariani. Poi stasera invece andremo in un classico milk bar e vediamo invece nei classici cosa ci propongono. Abbiamo trovato questo milk bar vegetariano veramente super carino, anche questo è moderno, più moderno di altri in cui siamo state, e vi faccio vedere che cosa ho preso io di piatto principale. Queste due che vedete sono due polpette chiamate da loro cotleti, quindi diciamo cotolette, e poi ho preso queste patate che vanno tantissimo qui in Polonia, sono praticamente patate lesse con, boh, non lo so che erbette sono. Sembra erba cipollina. Erba cipollina, sì, che sono molto buone. Ecco qui la bevanda.
usatissima qui da Milk Bar, che è una bevanda, l'abbiamo letto oggi, di frutta e di bacche, okay. Un mix di bacche e di frutta che viene servita fredda d'estate e calda d'inverno. Dolce, ma si sente che non c'è lo zucchero, solo dolce dato dalla frutta. Ma non sembra riso, sembra più un orzo, un cereale. Un cereale strano, tipo quello che avevamo preso l'anno scorso qua in Polonia, com'è che si chiama? Orzo perlato. E vorrei sapere, ma è secco o no? Per niente. Perché di solito sono un po' secche queste cose, queste polpette vegetariane. No, hanno un sapore che è la fine del mondo, ve lo giuro. No, sono buonissime, hanno un sapore tantissimo di funghi, ma si sente che i funghi sono stati preparati prima, no? Quindi sono conditi. Poi secondo me ci sta benissimo che invece del riso, che comunque ha i chicchi grandi, questo hanno messo questo meglio. Con i chicchi piccoli, che si amalgama tutto meglio e non è per niente secco, ma proprio zero. Adesso guardate questa bella patata. Poi tra l'altro è assurdo che ti danno tutte le cose bollenti. Ma sono un po' condite queste patate o non c'è niente? Zero, condite solo con l'erba cipollina. Proprio sale e erba cipollina e basta. Perché ragazzi dovete sapere che le patate qui in Polonia sono un altro universo. Cioè, poi sono sempre morbide. Avevamo letto che il compote era una bevanda proprio russa, mi pare, che poi ovviamente si è diffusa. Tenuta e diffusa in tutta l'ex Unione Sovietica e quindi pure qua. Proviamo anche il coleslaw, già che ci sono. Lo chiamano proprio così in tutti i posti, quindi se volete assaggiarlo ci deve essere scritto coleslaw. Che è sempre magnifico. Poi questo si sente che è buono, cioè nel senso si vede che è fatto in casa, è buono. Cavolo. Pure quello del supermercato, però questo si vede che ha anche la verdura tagliata più grossolana. Sì, 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 questo è proprio fatto in casa. Poi tra l'altro è freschissimo, ci sta per le giornate così calorose. Ragazzi, siete curiosi di vedere cosa ho preso io? Ho il cucchiaio perché si tratta di una zuppetta. Questa, ragazzi, è una zuppa super tipica alla base di barbabietola e la cosa tipica è che è fredda, è una zuppa fredda che ci sta da Dio d'estate e poi loro mettono un uovo ed è strano che immergono questo uovo nel brodo, cioè nella zuppa. E io devo dire che noi stando da un po' di tempo qui in Polonia abbiamo notato che si sente che siamo dalla parte orientale, ci sono tantissime influenze asiatiche, si vede che siamo più in oriente che in occidente, anche infatti i ravioli tipici polacchi sono fatti con acqua e farina e il sapore somiglia tantissimo ai ravioli cinesi, diciamo. Oggi forse è un po' più liquida di altre volte. Ok, buonissima. È strano che facciano una zuppa completamente fredda. Completamente fredda. Mamma mia, è buonissima, perché poi ci sono dei pezzi di barbabietola cruda e anche qui c'è un casino di erba cipollina. Sì, wow, poi l'uovo alla fine ci sta benissimo. Sì, perché dà un po' una parte da mordere, sì. No? Ecco qui il mio piatto principale, questa zucchina inondata di sugo e ripiena di cipolla, mi sembra, e riso. Wow! Stavo dicendo, forse è ripiena di carne. Ah no, siamo in quello vegetariano. No, non è ripiena di carne, ma sono sicura che nella tradizione polacca sia quella carne. Sì, anche secondo sì. me. Ma sai che un po' ricorda un piatto che può essere un po' italiano? Sì, sì. Cioè anche da noi si fanno queste zucchine ripiene, ovviamente fatte in modo diverso, e volevo provare questo sugo perché il sugo in Polonia lascia un po' a desiderare. Vediamo un po', lo vedo bello rosso sinceramente. È tutto buono qua. Ragazzi, se vi siete stupiti del prezzo della colazione, vi stupirete il triplo del prezzo del pranzo. Se venite a Varsavia dovete venire qua. Spendete pochissimo e mangiate meglio di qualsiasi altro posto. Sì. E volevo dire che il sugo si sente che è un po' zuccherato, un po' così, però è molto pastoso. Okay. Cioè è buono, è un buon sugo. Allora ragazzi, il mio contorno invece è questo. Ho preso questi perché sono i loro cetrioli
cetrioli tipici, e sono dei cetrioli piccolissimi e un po' così grattosi, sì, all'esterno, e hanno un sapore un po' diverso dai cetrioli classici e sono molto buoni. Tipo acetosi pure questi. Sono di aceto. Ok. Buoni, toccanti. Sono molto buoni. Ragazzi, siamo uscite adesso dal nostro milk bar per il pranzo e vi diciamo quanto abbiamo speso per tutto il pranzo che vi abbiamo fatto vedere. In totale abbiamo speso 8,17 euro. No dai, cioè no, non è possibile. Oh, vabbè, ci sta, dai, il doppio della colazione. E infatti siamo è in giusto, linea, giusto. Cioè abbiamo speso praticamente 4 euro a testa. E cioè, tra l'altro ragazzi, è anche un modo super economico per mangiare salutare, perché alla sì, fine abbiamo mangiato completamente salutare. Sì, esatto, cioè, è fighissimo perché loro sono organizzati che c'è il piatto principale che tu ti scegli, poi un contorno da abbinare e loro chiamano aggiunta, tipo patate, sì, riso, sì, un carboidrato diciamo, e poi come perfetto, vedrete stasera ci sono anche i piatti di carne. Sì. Io direi che adesso ci facciamo una bella passeggiatina, sì, magari andiamo a farci due passi anche al centro commerciale, yes, così insomma passiamo il pomeriggio e poi ci vediamo stasera per l'ultima cena polacca. Bene ragazzi, abbiamo lavorato un pochino questo pomeriggio, adesso qui chiudo e adesso riusciamo di nuovo e andiamo a fare la nostra cena, ovviamente dal nostro amato milk bar. Abbiamo già guardato dal sito il menù del milk bar classico, quindi non quello vegetariano, e abbiamo già un po' deciso cosa prendere, quindi non vediamo l'ora che sia stasera per farci la nostra cena polacca. Ragazzi, ci siamo sedute adesso dentro il nostro milk bar di questa sera e stiamo aspettando le cose da preparare, le cose più cotte, ad esempio i pieroghi, e ci hanno detto di aspettare 15 minuti. Noi vi consigliamo di venire a pranzo perché è stranissimo, ma qui chiudono alle 8 di sera, e quindi chiudendo alle 8 di sera noi siamo venute presto, infatti sono tipo le 6 e mezza, però molte cose non ce le hanno perché essendo tutte cose fresche, tutte cose cioè preparate al momento, a un'ora e mezza prima della chiusura molte finisce cose non tutto, ce le hanno più. Finisce tutto. Sì, finisce proprio tutto. Infatti volevamo prendere la limonata, ma eccovi di nuovo il compote perché la limonata è finita. Volevamo un tipo di pieroghi, quelli spinaci e feta, vero? Sì, fritti. Fritti, che era non ce strano, li avevano più, e quindi abbiamo preso un altro tipo di pieroghi. Vabbè. Io ho preso i famosissimi pierogi, che sono appunto i ravioli polacchi, e li ho presi in versione ucraina e hanno l'impasto, dentro l'impasto, delle erbette. Infatti se noti sono tipo puntinati, no? Sì, sì. Con delle erbette e tutta questa salsa bianca, ce n'è tipo un quintale e mezzo, è la famosissima smietana, che è praticamente la panna acida, diciamo così. Sì. E all'interno, da quanto ho capito, c'è patate e fiocchi di latte, sì, quindi il loro formaggio tipico, che è tipico anche penso in Ucraina. Sì, è tipico dappertutto. Esatto. E io vado. Buoni. Ecco, la smetana ci stanno davvero. I ravioli mi piacciono proprio in tutti i modi, in tutti i paesi del mondo. Cioè, è sempre una cosa sfiziosa. Mi piace un casino perché si sente tanto la patata. Ok. Che alla fine sta bene, anche se in realtà è carboidrato nel carboidrato. Sì. L'unica cosa è che li fanno sempre alla fine così bolliti.
e mai come li avevamo mangiati quella volta nel food tour con il brodino. Quelli erano assurdi perché avevano proprio il brodino. Qui ho visto che potevi aggiungere il burro, lo devi dire, è strano. Puoi aggiungere la famosa cipolla. Sì. E io ho aggiunto la smietana. Diciamo che ogni cosa che aggiungi ha un po' un più. Tutto 10 centesimi, però alla fine non ci ho proprio pensato perché non mi viene in mente che te li mettono sconditi. Però alla fine con la smietana è buono lo stesso. Però in ogni caso nessuno li ha mai fatti, non li abbiamo mai mangiati con quel brodino che abbiamo preso nello street. Quelli sono stati proprio i migliori. Ragazzi, io invece ho preso una bellissima cotoletta di maiale fritta, che guardate quanto attira. E poi invece di abbinarlo a una verdura, l'ho abbinato a questi gnocchi che sono stranissimi, di patate. Anche questi, se tu non chiedi il condimento, te li buttano proprio sconditi. Però sinceramente non sapevo neanche che cos'erano, quindi non sapevo come condirli. Sì, ma mi poi sa che stanno bene, vero? Con la smetana. E ho visto, mi sembra che c'erano anche conditi, tipo con i funghi. Vabbè dai, ci sta. Gnocchi di patate, ci sta per abbinarlo secondo me così alla carne. Vediamo come si presenta la cotoletta. Il fritto sembra squisito, sembra perfetto. Madonna, guarda com'è succulenta. Ma guarda, guarda. Madonna, è bellissima. Sembra del KFC. Non ho squisitezza. Vero, infatti si vede. È buonissima. È assurdo che quando sono andata a prendere il piatto, c'era il piatto degli gnocchi e ci ha buttato sopra con tanta violenza la cotoletta. Sono un po' così selvaggi qua. Però è buona, ma infatti dicevo prima, mentre ordinavamo le ho viste lì, tutte vicine, attiravano in un modo assurdo, infatti è buona. Ma sai che è una delle cotolette migliori che ho mangiato? Ma sai perché anche qui è una cosa tipica la cotoletta, quindi ci sta. Mi piace tantissimo, poi è molto più buona di maiale perché è più succulente. A me il pollo non è che mi faccia impazzire perché rimane sempre un po' asciutto, no? Una porcata. Ci sta. Un po' too much, però alla fine è come combinare le patate con la cotoletta. Dopo i pieroghi io ho preso questa insalata di pomodorini, che praticamente c'è l'erba cipollina e la cipolla cruda e il pepe, mi sembra di aver visto. Mi piacciono perché sono un casino semplici, però sono fatte bene perché non sono solo pomodori. Cioè alla fine tutto il condimento che mettono sta molto bene e rende tutto saporito, perché infatti tipo la cipolla così cruda ci sta molto bene, le materie prime che usano sono sempre buone, cioè questi pomodori sono dolcissimi. Poi ci sta una bella insalata di pomodori fresca. Abbiamo deciso di concludere questa giornata con un bel dolce e abbiamo preso le crepe al formaggio. E sono due crepe, quindi ne mangiamo una testa ovviamente. E poi abbiamo avuto la brillante idea di metterci a parte la salsa toffee. E questa crepe è buonissima. Qui le fanno buonissime le crepe. Ma sembrano quasi come quelle francesi. Cioè sono più fatte bene. Leggere, però sono molto buone. Però sono ben condite. Le fanno leggere, ma le fanno belle piene. L'ho notato anche l'altra volta che l'impasto delle crepe è proprio buono. È strano. Trovarle così buone fuori dalla Francia. Quindi ci vediamo fuori per le conclusioni finali. Allora, innanzitutto volevo dire che stasera abbiamo speso 9 euro totali. Quindi, come sempre, inclusi di bere, che abbiamo preso il compote, e di cibo per tutto entrambe. Quello che vi abbiamo fatto quindi vedere. Quindi praticamente 4,50 euro a testa, inclusa la cotoletta di carne. E ci sta. Ecco, a proposito della cotoletta di maiale, volevo dire che abbiamo controllato sullo scontrino e doveva costare 9 swotli e qualcosa. 2 euro, diciamo. 2 euro. E invece me l'hanno fatta pagare 5 swotli invece che 9, quindi 1 euro invece 1 che euro. 2. Manco al supermercato non c'è una cotoletta
fetta di maiale a 1 euro, no, non c'è. Conviene venire a mangiarla qua, eppure buona. Me l'hanno fatta pagare meno perché non ho chiesto il contorno, che loro danno per scontato che uno la mangi o con le patate o con il riso bianco, sì, di contorno. Invece io non l'ho voluto perché appunto ho preso quegli gnocchi di patate a parte che mi hanno fatto pagare il costo che costavano, tipo 4 qualcosa. Sì, 1 euro. E quindi il fatto che ho preso solo la cotoletta e non mi hanno messo il contorno, mi hanno scontato la cotoletta. Sì, perché noi eravamo convinte che fosse 9 il prezzo, invece sì, alla fine era 5 perché abbiamo rifiutato il sì, contorno. Sì, ecco, diciamo, ecco. Così. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale se ancora non siete iscritti e seguiteci anche su Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.